diciamo, la presentazione del rapporto di si mette sempre in atto un momento di riflessione, di analisi supportata da noi, ma soprattutto per insieme più operatori, mettere insieme specifiche competenze, perché ogni operatore è un importatore. Da qui, visto che molte cose che avvenimenti di via sono già state dette, cioè di riuscire un po' da seminato e parte da una risposta dal Presidente, cioè il fatto di stabilire un tavolo permanente dove questi portatori di specifiche competenze e responsabilità si ritrovano in maniera sistematica, non tanto nella giornata di ieri di un momento, ma proprio nel confrontarsi delle singole responsabilità. E questo, diciamo, è assolutamente accettato da parte della nostra associazione, perché si mette in condizione di portare avanti le esigenze di chi tutti i giorni opera sul mercato, con le difficoltà che in parte sono dette, in parte cercherò anche di sottolineare quelle più importanti. Ecco, per rispondere a pieno però, faccio un po' una piccola deviazione a quelle che sono le politiche europee, gli obiettivi che l'Europa ci pone. Va bene la gestione privata del rifiuto, le priorità, quindi da produrre meno rifiuti, recupero, riuso, uso efficiente delle risorse. Però alla fine tutto questo funziona se abbiamo intanto delle tecnologie complesse, e vedo dopo perché manca la possibilità di costruire impianti a tecnologie complesse. E qui purtroppo vado sempre sul fronte di chi fa evidenza. E d'altra parte anche avere meno ipocrisia, nel senso che se servono discariche si devono fare discariche, se servono impianti si devono fare impianti. Ecco, quello che diciamo, come operatore vogliamo sottolineare è appunto questa cosa, nel senso che negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti enormi, però manca ancora un salto di qualità importante proprio nell'effetto della pianificazione. E cerco di spiegare, noi abbiamo la gestione del rifiuto che sta passando da una logica di allontanamento a una logica di bene da gestire, e questo va bene, ma nel contempo ci sono anche dei processi industriali che hanno sviluppato minori produzioni di rifiuti, ma alla fine qui dobbiamo sempre pensare poi ad avere impianti finali importanti. E qui c'è una prima difficoltà che è proprio nell'accettazione di nuovi impianti a tecnologie complesse. Quando si parla di rifiuti si parla sempre in generale, si parla tanto dei discorsi, poi quando si arriva c'è da fare l'impianto. È una sindrome che rompe il cielo 20 anni fa, ma non è cambiato tanto, anzi forse ultimamente politicamente si fa molto presto a demonizzare un impianto, e quindi tutti a correre dietro a questo demone, gli impianti non si fanno, e dopo abbiamo, è vero, un sistema industriale che si sta sviluppando, ma lentamente, piano, perché non si riescono a fare investimenti importanti. E vediamo anche il perché. Ecco, per completare questo primo carattere generale, noi diciamo che quindi abbiamo intanto un piano sul recupero, dove la valenza industriale è la più importante, e un piano invece che è quello del trattamento sostenibile. Quando parliamo di recupero, è vero, si sta andando nella direzione giusta, però per esempio con il piano industriale che c'è stato ultimamente, i prezzi del materiale di recupero sono calati molto, e la concorrenza fa sì che i prezzi del materiale vergine, diciamo, costi meno del materiale recuperato. Qui abbiamo tanti operatori che sono in grossissime difficoltà. Allora, da un certo punto di vista la domanda è:
e comunque ti lascio una domanda ovviamente perché non si può affrontare tutto. Guardiamo il conto economico puro finanziario oppure guardiamo il problema di conto economico ambientale? Quindi prima si pensa al recupero, quindi si cerca ovviamente di massimizzare il costo, si cerca tutto, però il materiale recuperato dovrebbe avere una via preferenziale rispetto al materiale verde, che è un materiale comunque destinato a esaurirsi, il materiale di recupero viene più recuperato qualcosa che c'è già in essere. Qui c'è il concetto dell'assimilazione, che l'ha toccato prima il CNA. Se noi abbiamo delle regioni, adesso qui c'è Brandolini vicino che è difficile, abbiamo delle regioni che hanno che sono analoghe come capacità, come stile di vita, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, e abbiamo delle produzioni pro capite di 150, 180, quindi hanno di di come deve essere. È chiaro che l'assimilazione o no, come tu sai, cambia di nuovo. Se abbiamo solo due regioni, 8 milioni di abitanti, vogliono dire che non sono modo di prendere circa di materiale che tolgo da chi fa questo tipo di mercato, questo tipo di raccolta, e poi a caso invece viene utilizzato. Quindi da questo punto di vista il regolatore deve intervenire. La nostra Presidente ha ribadito più volte e ripetutamente questo. È un tema su cui bisogna metterci in mano, come ci sarà il tavolo adeguato, ma questo è un tema che noi dobbiamo ricordare. L'altro tema, per esempio, del recupero energetico. Quando si parla di contenitore d'Italia, di recuperare il mondo ovviamente, perché in questo modo tutti si scandalizzano. Poi 10 anni fa parlavamo un convegno, facevamo l'idea che a Vienna, a Copenaghen, a Parigi, in centro città ci sono degli inceneritori di Dio e nessuno si scandalizza. All'esterno di 10 anni cosa succede? Che un paese come la Danimarca sta finendo il rinnovo, il pianto, l'incenerimento sul mare, in vista della Sirenetti, in vista della residenza reale, un impianto da 400.000 tonnellate, in uno stato dove effettivamente il distanza è veramente poco, cioè tutto ciò che si può recuperare come materia, come energia, va chiaramente recuperato. In Italia è complicato fare impianti di questo tipo. Per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento, i dati dicono di discariche, però se andiamo dentro ai dati e guardiamo la capacità residua di queste discariche, parliamo sempre di pochi anni e parliamo sempre di piccole verba. In Germania hanno delle ex discariche che sono di milioni di cubi, cioè guardano una programmazione avanti che è di 10-15 anni. Allora, in questo modo si riesce a gestire, perché se noi abbiamo i dati, sappiamo cosa produciamo, a livello industriale sappiamo i rifiuti, di per Dio dovrebbe esserci dall'altra parte il regolatore che pianifica anche come vado a smaltire. Facciamo come la resa di Versailles, che c'erano migliaia di persone con il re, non avevano più bagni e ogni tanto per 2 o 3 mesi si viveva la resa perché c'era da pulire, perché chiaramente senza bagni migliaia di persone danno un buono da fare. Quindi da questo punto di vista sempre i dati sono importanti. Cito un'altra esperienza, per non ripetere cose già dette da anni. Negli anni 90 avevamo attivato insieme anche al pubblico, per regolare tutto in maniera trasparentissima, la prima consulente di scarico 2C in Italia. Ora, per anni, non si riusciva a fare un budget da 100.000 tonnellate all'anno quando quelle tipologie di rifiuti erano oltre 1,5 milioni previsto. Non si andava all'estero, quindi quei rifiuti dove andavano?
Allora, i numeri sono importanti, io qui ringrazio il suo presidente, veramente fare questo mestiere, questo tipo di lavoro è incredibile, è veramente difficile. Complimenti ai ragazzi, ai professionisti che stanno lavorando, all'agenzia. E se il presidente se ne vuole tenere conto, per dargli un piccolo premio, non ci opponiamo, non ci opponiamo. No, al di là di questo, i numeri vanno letti, perché se poi nessuno li legge nel modo giusto, ripetilo, serve un poco, perché 100.000 tonnellate noi le abbiamo scritto a tutti, non è servito a niente. Dopo 15 anni è stata poi che la terra di fuochi si andava in camion, ma un camion di vedere si vede, centinaia di camion si vedono. Quindi su questo tema direi che lo strumento c'è, è chiaro che ci vuole la testa per usare lo strumento, come in tutte le aziende. Però su questo Marco Lupo parlava dell'export, e prima di dire l'export compriamo in Germania dell'amianto, delle lastre di cemento amianto, delle terre esporte d'amianto, lo utilizzano come materiale anche di recupero, sempre anche di scariche, va all'estero con prezzi che vanno da 95, 100, 120 euro a tonnellata, di materiale trattato anche 130, 150, parliamo di un qualcosa come segnali di numeri che noi sappiamo. Poi uno dice in contesto più o meno no, poggio buca ma non fare, non è vero, perché quando importiamo paghiamo, quando esportiamo paghiamo, dico a Dio, se uno guarda il portafoglio dice qui il comico diceva e io pago, no? Bene, detto questo ribadisco i problemi detti prima che è andato a più da prima. Le criticità sono quelle che sono già state dette, una proliferazione normativa, cioè la commissione bicamerale due anni fa ha chiamato ipertrofia legislativa e paragonare il letteratore come Gulliver, no? E quindi veramente questa cosa qua è questo la voglio citare perché un politico, presidente di una commissione, ma parliamo di essere lo scopo, quindi andiamo a calente greco. Ad una affermazione, ad una richiesta mia che diceva guarda che questa legge è interpretabile, non va bene, mettetela più chiara, in modo che sia chiara sia per chi controlla sia per chi deve lavorare. La risposta è stata, me la ricorderò tutta la vita, ci penserà il giudice. Allora, se un imprenditore deve investire soldi, la faccia, la reputazione, e poi deve andare dal giudice a far vedere che ha ragione, l'avvio non va bene. Cioè, questa cosa qua ci vuole uno sforzo veramente importante, no? Perché un operatore deve avere il rischio di presa, non il rischio interpretativo della norma che rispetto a uno o all'altro può essere detto in un modo o nell'altro, poi c'è la giornata, vai sui giornali e dopo si è dopo non va più bene, dopo non va più bene. Poi la fomentazione e la certificazione delle competenze, ce ne sono tante, allora facciamo meno targhette di competenza e qualche competenza in più, no? E provare ad avere un qualcosa di uniforme. Il tema della soggettività interpretativa, questo è stato detto, ridetto, e lo ribadiamo con forza, non è possibile che qua in una regione c'è un modo, un'impresa che deve lavorare a tutto tondo, in tutte le regioni, ribadito, come fa a impostare un programma di lavoro se è tutto così frammentato? Quindi pensare per esempio a linee guida nazionali per rilasciare le autorizzazioni da parte delle autorità locali. Non può essere che uno deve andare in una regione perché lì, come quando si studiava, uno andava a fare l'esame di fisica, no, in un'altra facoltà perché lì, allora uno girava tutta Italia, andava a fare tutti gli esami facili e ci lavorava così. I vincoli di carattere democratico amministrativo, del SISTRI che l'abbiamo detto. Qui dobbiamo ringraziare le associazioni, ma un po' tutti, che c'è stata la legge 68-2015 che i furbetti adesso vengono ben identificati, cioè non è più la mela rubata al supermercato più importante, no, dell'inquinamento. Con questa legge c'è stato un passo avanti, quindi i furbetti però, e concludo, pensare ad una razionalizzazione vuol dire dare dei tempi certi, una stabilità per chi vuole fare imprese e creare lavoro. Quindi questo non è un settore per speculatori,
Questo è un settore che, se uno ragiona così, fa dà spazio proprio agli speculatori. Quindi ben venga il rapporto dei rifiuti speciali, per noi è l'elemento proprio importante, basilare, per impostare un ragionamento con chi deve fare un quadro razionale, dare una lettura il più possibile di forma coordinata, e i numeri, ripeto, per noi sono essenziali, perché proprio nella loro parte che sono assessorati e politici, sono numeri, ma vanno letti e capiti e interpretati. E per l'imprenditore questo è essenziale. Fare investimenti, bisogna avere un quadro stabile, perché portare avanti investimenti che hanno 8, 10, 12 anni, più impianti complessi e difficile, viva Dio, c'è bisogno di avere dei punti di riferimento stabili. Grazie veramente. C'è un punto cruciale, dando due punti a Brandolini la parola. Il primo è, se noi miglioriamo, quello che dicevo, lo sforzo comune, se noi accresciamo, meglio, ristabiliamo correttamente una credibilità del sistema dei controlli, cioè è sostanzialmente una credibilità dell'informazione e del dato che diamo, e ci validiamo reciprocamente, forse alcune difficoltà, no, si attenuano, non dico che si eliminano, ma si attenuano. Questa è reciproca, cioè reciproca nella trasparenza da una parte, e reciproca nel sostenere che chi fa il lavoro dall'altra parte lo fa bene e compare. È vero che questo sia un punto cruciale. Secondo, la disomogeneità, ed Oronchi l'ha sottolineato, per quanto ci riguarda ne stiamo lavorando molto, in questo momento stiamo facendo un accordo con l'ARPA, con la Basilicata, e con l'ARPA Basilicata siamo a Solarpa per sostenere e far crescere l'ARPA Basilicata con le sue problematiche, no? Che poi giungono, ci si ribaltano addosso quando sono giunte, come dicevo prima, alla magistratura inquirente. Allora forse, se riusciamo assieme a costruire un sistema che dà delle risposte preventive anche su questo, forse riusciamo a stabilire anche una maggiore credibilità nostra anche verso la politica, ma verso il cittadino, anche verso la politica. Quindi io ad esempio sono uno che è stato il presidente della commissione che ha assegnato la gestione dell'ingegnere Tora di Acerra, e precedentemente sono uno che si è gestito le conferenze dei servizi per diverse situazioni in campagna. Allora credo che, se c'è un'autorevolezza in qualche modo, poi anche la politica che vuole giocare sulla non autorevolezza si allinea sull'autorevolezza in qualche modo, e questo non fa altro che il bene comune dei cittadini che vogliono credere in questo. Poi quelli che non ci vogliono credere vanno al nero, fanno l'illecito, quello è difficile che li risolviamo in questo modo. Ma io credo che questo passaggio della legge, ultima cosa che voglio dire prima dei due ultimi interventi, Doronchi mi solleticava su una problematica che sosteniamo da tempo, e vorrei che voi tutti sosteneste che il legislatore, o meglio la politica istituzionale, si ponga il problema di fare un fondo nazionale per l'ambiente. Questa legge, ad esempio, sul sistema nasce di nuovo con le forche caudine di dire a invarianza di spesa complessivamente. Noi ce la mettiamo tutta, ma voi capite bene che, faccio un esempio, se io devo mettere a disposizione 40 persone per fare il tutoraggio e far crescere l'ARPA Basilicata, come esempio, no? Su questo vuol dire che 40 persone non lavorano sul rapporto. E vi faccio presente che il programma triennale del sistema prevede oggi prevede il coinvolgimento di 2.000 unità del sistema. E ci sono più di 50 gruppi di lavoro. Il programma triennale è un programma fondamentale per noi. Da dove nascono quelle regole? Quelle regole tecniche scientifiche che poi dettano il raccordo tra una parte, diciamo, mercato, impresa, oppure pubblico, no? In qualche modo, e dall'altra parte il sistema di controllo. Credo che su queste cose forse un'alleanza più compiuta nel dire, vabbè, ma qua spendiamo perché va speso, e c'è una fetta di credibilità. Riconoscere al sistema che spende i propri soldi, li spende bene, li spende virtuosamente, non se li mette in tasca per mazzetto per viaggio alle Bahamas, ma sostanzialmente per fare i propri lavori. Quindi c'è un discorso di credibilità complessiva rispetto al paese, alle sue istituzioni, sul quale dobbiamo lavorare assieme.
e credo che questo sia un punto nevralgico. Quando parliamo dell'impiantistica, ho fatto l'esempio, appunto, l'esempio degli inceneritori, come si chiamavano ai miei tempi, adesso sono termovalorizzatori, chiamateli voi, per me erano gli inceneritori. E quando si pensa, appunto, che il rifiuto su questo non è tanto in termini razionali e compiuti, in certi casi sì, bisogna negarlo, ma in altri casi è assolutamente accettabile, si vede sostanzialmente quanto schizofrenica la situazione del paese dal punto di vista, diciamo, della conoscenza e dell'accettabilità della conoscenza. Allora io credo che questa sia la finalità nel prossimo, nel 2016 e 2017. Se noi costruiamo questo rispetto già a un percorso virtuoso in cui, come ho detto, i colleghi hanno hanno lavorato molto assieme a noi, assieme a tutti, ma non parlo delle agenzie, parlo appunto anche dei colleghi che militano, no? Come la Fondazione, come gli Amici della Terra, come Legambiente, come tutti gli altri, no? Militano su questo. Io credo che forse facciamo fare veramente l'ultimo passo al Paese. Ecco, volevo sottolineare questo punto, perché molti aspetti non hanno un aspetto tecnico, un aspetto anche di capacità di assunzione di responsabilità, è la credibilità complessiva rispetto a questo. Quindi Brandolini, era per mettere un po' diciamo il tasto e l'acceleratore sul fatto dell'omogeneità e anche della responsabilità dalle due parti, mi sembra importante.